Come abbiamo detto, oggi cominciano i lavori, il cantiere è stato aperto ieri sera e da oggi cominciano i lavori di demolizione. Come vedete ci sono già le macchine sul posto, ci sono gli strand jacks e ci sono anche le gru. Oltretutto ci sono anche le macchine con le cesoie per la demolizione, quindi è tutto pronto. Il cantiere verrà installato tra oggi e domani e noi ci aspettiamo che la prossima settimana potremo andare a lavorare sul ponte in accordo con quello che dice il GIP e in accordo con quello che dice la procura, quindi siamo in contatto con loro quotidianamente e lavoreremo in modo tale che ci siano rispettate le esigenze di tutti, che vuol dire le esigenze del GIP, le esigenze della procura e le esigenze anche dei cittadini di Genova, quindi questo è il nostro obiettivo. È un momento fondamentale, direi, momento su cui tutti si sono impegnati con grande tenacia e determinazione per arrivarci in tempi ragionevoli e ritengo che i tempi siano ragionevoli. Si poteva fare prima, forse, ma parliamo di un ponte che è ancora sequestrato dalla magistratura, quindi tutta questa corsa probabilmente sarebbe stata anche una corsa inutile. Mi auguro che lunedì, martedì, come ha detto Marco, venga dissequestrato il manufatto, fatte salve le esigenze di indagine, si possa lavorare. Mi sembra che le scelte siano state fatte in modo serio, ponderato, con aziende di grande capacità e grande affidabilità, come credo sarà fatto per la ricostruzione, e quindi con fiducia ci aspettiamo che nei tempi stabiliti, ragionevolmente, con le condizioni meteo, con tutte le condizioni che possono influire su un cantiere all'aperto, la città di Genova imbocca la via del futuro. Ma io credo che gli obiettivi finora sono stati tutti centrati, ci eravamo impegnati nel primo mese e mezzo di ripristinare le linee ferroviarie e le viabilità, abbiamo inaugurato settimana scorsa l'ultimo collegamento importante, che è quello che mette in collegamento appunto l'uscita di Genova Aeroporto e Genova Ovest, ci eravamo riproposti di aprire il cantiere prima di Natale, non appena la procura e il GIP diano le indicazioni precise in modo da non inficiare le indagini, perché sapete che su questo cantiere ci sono delle indagini importanti della magistratura in corso, per cui devo dire che alla fine i tempi sono stati rispettati, credo anche che ci sia stato uno sforzo di collaborazione e coordinamento tra gli enti locali e il governo non indifferente. È chiaro che poi tutto si può migliorare, tutto si può far più veloce, però vorrei ricordare che fino a qualche mese fa nessuno credeva che il cantiere sarebbe aperto per Natale, c'è ancora molta gente che ritiene che il ponte non si possa costruire in un anno e mezzo, ma che in Italia un'opera del genere in meno di 4 anni non si possa costruire. Noi riteniamo che in questo momento il Paese deve accettare delle sfide che in passato non riusciva a sostenere, quindi noi riteniamo che in un anno un ponte del genere si possa costruire.